Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi racconterò della storia dei miei capelli. È un video super richiesto e mi sono resa conto che tipo non l'ho mai portato sul mio canale, quindi oggi è il giorno giusto, ragazzi. In pratica, come vedete, ora i miei capelli sono neri, però chi mi segue da tempo sa bene che di colori ne ho passati e quindi voglio raccontarvi un po' proprio la storia dei miei capelli da zero e dirvi un po' che tinta ho usato, cosa è successo ai miei capelli, perché ho perso metà dei capelli, perché sono bruciati, eccetera eccetera. Quando io ero piccola avevo i capelli marroni, castani, che adesso non si vede, però i miei capelli sono abbastanza castano chiaro. Mi viene da parlare in inglese, aiuto! Ok, non faccio video da un sacco, raga, scusatemi. Mi sono svegliata letteralmente 5 minuti fa. Spero che nessuno mi urli addosso perché sono le 9:30. Quando ero in seconda media mi sono tinta i capelli di rosso perché la mia migliore amica al tempo si era tinta i capelli di rosso, quindi ho detto oddio, anche io voglio i capelli rossi. Non l'avessi mai fatto, raga. Anzi, no, sono felice di averlo fatto. È così che mi conoscete tutti, penso. In pratica mi sono tinta i capelli di rosso. Prima ho fatto una tinta semipermanente per vedere appunto come mi stava e poi ho iniziato da lì a fare le tinte sempre permanenti. Però cosa è successo? Che nel tempo più tinte facevo, più poi i miei capelli si schiarivano e diventavano arancioni, quindi arrivavo a certi punti che tipo i miei capelli erano arancioni, biondi, e tutto questo solamente grazie alla luce del sole. Poi se andavo al mare, ciao raga, cioè se andavo al mare tornavo proprio i capelli tipo biondi, arancioni. Vi metto un po' di foto comunque qui. Lì mi sono tinta i capelli rossi per letteralmente finché ero in quarta superiore, cioè ci sono state varie varianti, diciamo, di quel colore, rossi più chiari, rossi più scuri, mesh, però sono sempre stati rossi fino a che ero in quarta superiore, raga, dalle medie. E lì mi è venuto il ma perché non mi faccio bionda? Mai l'avessi fatto, raga. Allora, in pratica, ho contattato questa parrucchiera e mi ha fatto bionda, così, da un giorno all'altro. E i miei capelli hanno reagito molto bene alla decolorazione perché sono schiariti subito un sacco, come potete vedere dalle foto. Però fatto sta che i miei capelli erano lunghissimi e si erano rovinati tantissimo, raga. Ma non dalla decolorazione, ma quello che succede quando voi decolorate i capelli è che all'inizio vi sembrano perfetti, poi aspettate tipo 2-3 mesi e vedete. Io avevo questi capelli biondi, lunghissimi, fighissimi, però il problema è che la radice non era venuta troppo bene, come potete vedere dalla foto. Quindi sono tornata un paio di mesi dopo e ho ritoccato le radici. E raga, non so come, in quel momento ho perso tipo un sacco di capelli. Secondo me me li ha decolorati troppo. Mi sono accorciati un sacco. Io non ho mai tagliato i capelli, ce l'avevo fino alla vita, quindi ecco. Poi, dopodiché, cosa è successo? Ho scoperto lo shampoo viola, l'antigiallo, ragazzi, aiuto. E tipo c'erano i video su TikTok. Colpa di TikTok, qui è sempre colpa di TikTok, è tutta colpa di TikTok. C'erano i video su TikTok che dicevano che se tu lasciavi, mettevi lo shampoo antigiallo, quello viola, insomma, sui capelli, lo lasciavi lì come tinta, i capelli venivano viola. Io ho detto wow, oddio. Io considerate che quello shampoo lo usavo già più del necessario perché ero tipo ossessionata che, col fatto che volevo i miei capelli pilati, no? Non volevo che diventassero giallini, quindi lo usavo praticamente ogni volta che mi lavavo i capelli, cosa che non va assolutamente fatta, e proprio lo mettevo come una tinta col pennello. Quello mi ha bruciato i capelli tantissimo. Se devo dare un motivo alla mia perdita dei capelli è stato sicuramente quello. Quindi cosa è successo? Ho deciso di farmi questa tinta viola e ho messo questo shampoo antigiallo. È venuto tipo, i miei capelli sono venuti bianchi. Cioè avevo praticamente i capelli bianchi, cosa fighissima, boh, ci stavano, però erano un po' macchie, però ci stavano. Poi in quel periodo tra l'altro mi sono fatta anche le treccine. Cioè io vi sto raccontando, però in realtà non mi ricordo, quindi adesso vado su Instagram e mi oriento con le foto. Ho fatto i capelli prima con l'antigiallo, che sono diventati proprio bianchi platino, e poi li ho fatti, ho comprato proprio una tinta viola e li ho fatti viola, però erano blu sotto certe luci, quindi ossia una foto con i capelli viola che una foto con i capelli blu, ma in realtà è la stessa tinta, penso. Quindi per un po' di tempo ho avuto questi capelli violina, bianchi, blu, poi sono diventati blu alla fine. Ho fatto le treccine, figa, bella, le ho sciolte, ho perso un sacco di capelli, neanche li ho rovinati. Poi avevo questi capelli bianchi per un bel po', erano proprio grigi, poi li ho tinti di blu perché boh, ero lì tipo oddio, li voglio blu. Quindi poi ho tenuto i capelli blu grigini per un po'. Poi
boom, voglio tornare rossa, ragazzi. Non ne potevo più perché ogni colore che facevo era tipo... cioè, mi piaceva, però era tipo... voglio cambiare, tipo dopo una settimana cambiavo questo e quello. Quindi cosa faccio? Vado al centro commerciale, compro questa tinta. Vado a casa con i capelli blu. Ho cercato un po' di metodi su internet per rimuovere il colore dei capelli perché non volevo assolutamente decolorarli. A questo punto, come vedete dalle mie foto, i miei capelli erano proprio andati, raga, andati. Quindi cosa faccio? Vado e compro questa tinta rossa, proprio rossa accesa. E non so se sapete questa cosa, però poi quando avete i capelli decolorati, più chiari sono i vostri capelli, più la tinta sarà accesa. Cioè, se io faccio quella tinta ora sui miei capelli, si vedono solo i riflessi praticamente. Se invece avessi i capelli biondo platino, verrebbero proprio rossi fuoco. Faccio questa tinta e i miei capelli diventano rossi. E io ero anche bellissima, cioè ero davvero bellissima con questi capelli. Mi piacevo tantissimo, erano rossi, rossi, rossi. Se non che poi dopo 2-3 lavaggi sono diventati verdi, raga. Perché io avevo i capelli azzurri sotto. Avevo cercato i metodi per togliere, come avevo detto, il colore dei capelli, ma non aveva funzionato, quindi ho tinto i capelli blu. Ci sono anche i video su YouTube di queste tinte comunque. Sono diventati verdi, che nelle foto in realtà li photoshoppavo, raga, perdonatevi. Quindi ho detto va bene, forse è arrivato il momento di andare da una parrucchiera. Forse è questo, è il destino, è il mio karma che mi sta dicendo devi andare da una parrucchiera. E quindi sono andata alla parrucchiera e mi sono fatta fare questa tinta. Ovviamente è entrata con i capelli verdi, questi mi guardano tipo... Però sono stati bravissimi perché mi hanno fatto varie tinte per arrivare a quel rosso che mi hanno fatto qui. E mi hanno anche tagliato i capelli. A questo momento avevo i capelli tipo lunghi fino a... qui. Non mi crescono più neanche i capelli, raga, aiuto. Era proprio bello, raga, era proprio bello questo rosso, era bellissimo. Quindi lì ho tenuto i capelli rossi per tutta l'estate. Poi ho fatto un'altra tinta, sempre agli stessi parrucchieri, solo che hanno usato una tinta diversa. Non lo so cosa hanno fatto, ma avevo i capelli fucsia. Cioè, avevo letteralmente i capelli fucsia. Qui, vabbè, vi metto un pochino di foto. E mi piacevano, raga, mi piacevano. A questo punto avevo anche tipo tanto così di ricrescita, avevo proprio dei bei capelli. Poi, boom, mi dicono che devo andare all'ospedale. E allora io lì cosa faccio? Voglio tingermi i capelli, mental breakdown check. E quindi cosa faccio? Vado dalla parrucchiera stavolta perché ho detto no, Samantha, sei più intelligente di così. Tu adesso chiami la parrucchiera e vai lì a tingerti i capelli. Perché non puoi perdere i capelli di nuovo, visto che ce l'hai già tipo corti fino a qui e sono rotti, rovinati. Quindi vado alla parrucchiera e mi faccio i capelli blu. Blu per metà perché non volevo appunto, come vi ho detto, toccare questa parte sopra. Però me li ha scuriti un po' sopra in modo che non venissero più rossi blu tipo Goleador. E quei capelli mi sono piaciuti tanto. Mi è piaciuto avere i capelli blu, non pensavo che mi stessero bene. E poi arriviamo ad ora, quando il... 27 marzo decisi di farmi la tinta nera. L'ho presa al supermercato perché i parrucchieri erano chiusi. È stata una scelta bellissima perché sono felicissima di avere i capelli neri e quindi l'ho già fatta 2-3 volte e sono super felice di avere i capelli neri. Quindi questi sono i miei capelli. Vedete le doppie punte da lì anche se non ve li avvicino troppo. So che i miei capelli in realtà stanno crescendo, il problema è che si spezzano le punte, quindi sembra che non crescano, però prima o poi, ragazzi. Quindi niente, ragazzi, questo era tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che lo abbiate trovato interessante e io vi mando un grandissimo bacio e noi ci rivediamo al prossimo video.